Allora, Federico, la Ternana è ritornata alla vittoria dopo tre partite non belle, prestazioni non convincenti da parte dei rossoverdi. Quanto è servita, insomma, quanto sono serviti questi tre punti, soprattutto per il morale vostro, no? Perché avete anche avete fatto uscire un comunicato nella giornata di ieri dove dicevate, insomma, alla piazza che l'obiettivo per voi rimane quello, è saldo, è fermo e tutti quanti rimati alla stessa parte. Assolutamente, noi, ripeto, siamo un gruppo di amici prima di tutto, quindi questo comunicato è servito solamente per ribadire la nostra unità di intenti e il nostro rapporto, perché non c'è alcuna frizione all'interno del gruppo. Però sappiamo benissimo che venivamo da un momento delicato, da un momento in cui stavamo ottenendo poco, ci andava anche secondo me un po' di sfortuna perché prendi gol all'ultimo minuto, al primo minuto, però questi non sono alibi, abbiamo sicuramente fatto delle prestazioni non all'altezza del valore di questa squadra. E quindi penso che questa vittoria, più che per i tre punti, sia servita, come hai detto giustamente, per il morale, perché ci può dare questo, insomma, questo aiuto per continuare poi a cercare di ottenere quei risultati da già partire da domenica a Rimini. Ecco, per l'appunto, questa vittoria deve servire per il rilancio, per dare consapevolezza alla squadra, perché oggi finisce il giro d'andata con una partita da recuperare con la San Benedettese, però tra tre giorni, il 30 a Rimini, comincia il girone di ritorno e non dobbiamo nasconderci che la Ternana dovrà fare oltre 40 punti, secondo me, nel girone di ritorno per centrare la prima piazza, per salire in B. Sì, 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 sicuramente sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo e dobbiamo rimetterci in carreggiata. Ripeto, di domenica secondo me già sarà un crocevia importante perché inizia il giorno di ritorno, dobbiamo subito farci trovare pronti, anche se giocheremo tra tre giorni, quindi magari le forze saranno un po' meno fresche, però sicuramente dobbiamo andare là per vincere e per far capire che noi ci siamo e noi vogliamo arrivare fino in fondo. Allora, dovevi giocare da mezzo sinistro, no? Siamo poi con l'infortunio di Ristov. Hai giocato in quello che è il tuo ruolo, credo, più naturale, quello che ti si addice di più. Ti sei trovato bene, immagino, no? Sì, 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 sì. È vero, all'inizio dovevo giocare come interno di centrocampo, poi c'è stato questo imprevisto durante il riscaldamento, quindi un po' di noi hanno dovuto fare dei spostamenti. Però per me è stato uno spostamento così dolce, perché ho potuto giocare nel mio ruolo naturale, quindi ho potuto dare il meglio di me, secondo me, in quella posizione. Penso e spero che, come si sia visto, e secondo me tutti quelli che hanno poi giocato in posizione magari non proprio, penso a Lopez, penso a tanti altri ragazzi, hanno fatto tutti una bella partita, secondo me. Bene, anche negli inserimenti offensivi, no? Abbiamo visto servire un gran pallone a Frediani, poi purtroppo lo stop del tuo compagno è stato anticipato, no? Quindi bene nella fase difensiva, con grande aiuto di Lopez, che abbiamo visto che ti ha richiamato diverse volte, sì, 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 all'ordine, però anche nella spinta offensiva, quindi comunque sono le due caratteristiche. Sì, certo, diciamo che la spinta offensiva forse è la mia caratteristica principale. Mi piace molto duettare con l'esterno che ho davanti, in questo caso oggi con Bifulco. Dai e vai, queste sono le mie caratteristiche un po' principali. Però sto contento anche per la fase difensiva, perché insomma non è mai facile, però penso di aver fatto una buona partita anche in fase difensiva. Come hai detto, essere comunque aiutato da un reparto esperto mi è servito. Mister De Canio dice che ti vede come esterno difensivo. Secondo me io ti vedo bene dappertutto, perché hai gamba e quindi puoi fare tutta la fascia. Non credo che sia una sorpresa o qualcosa del genere. Beh, la ringrazio perché sicuramente fa piacere, però sì, penso che alla fine le mie caratteristiche mi consentono un po' di ricoprire tutti i ruoli, diciamo, della fascia sinistra. Però insomma cerco di essere pronto e di sfruttare il momento quando c'è e soprattutto quando e dove serve alla squadra e ai compagni, al mister. Ma questa vittoria arriva dopo, diciamo, 4-5 giorni in cui ne sono successe di tutti i colori. Questa vittoria quanto aiuta a rasserenare l'ambiente, squadra, magari allenatore, eccetera, e se possiamo dire che un po' la mini crisi o crisi può essere considerata alle spalle, oppure ancora dobbiamo stare guardinghi? Ma sicuramente abbiamo vissuto dei giorni un po' turbolenti, no? Abbiamo passato un Natale un po', insomma, non molto dolce.
Però io penso di sì, penso e spero e sono convinto che questo momento sia alle spalle ormai. Io sono convinto della forza dei miei compagni e secondo me se entriamo con l'atteggiamento che abbiamo avuto quest'oggi, io credo che veramente possiamo far bene in tutte le partite. E sappiamo benissimo che ormai siamo giocati il nostro jolly, non possiamo più permetterci di sbagliare partite, di non fare punti per qualche partita consecutiva, e perché ormai appunto il nostro buono l'abbiamo usato largamente. Grazie. Magari giocare meglio, magari. Magari giocare meglio, appunto. No, infatti, sicuramente sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio, però diciamo, penso che questo risultato di oggi sia una base importante per il futuro. Ma il campo è così penalizzante? Secondo me oggi è stato il terreno nelle peggiori condizioni che ho visto quest'anno qui a Liberati. Era veramente molto molto pesante in alcuni tratti, però penso che il campo alla fine quello sia minor alibi, perché alla fine il campo è così per tutte le squadre. Non possiamo di certo attaccarci a queste scuse perché non stanno né in cielo né in terra. Questo sì, ma il campo, guarda, in queste condizioni non l'abbiamo visto mai. Tu fai bene a minimizzare. Ma ti devo dire la verità, è vero che per tutte le squadre poi è la stessa cosa per chi viene qui, però disastro. No, tutti me l'hanno detto che negli anni passati Liberati era uno dei migliori terreni d'Italia, però purtroppo quest'anno siamo un po' in difficoltà. Grazie Federico. Grazie mille a voi. Grazie.